questo per te, per quel che verrà, anche senza di me. Siamo acqua che va in un fiume che già tutta l'umanità. Tutto questo è per te, perché fine non è. Eccoci, siamo nell'Hotel Majestic di Roma, uno degli alberghi più belli della capitale, a Via Veneto. Pensate, la culla della dolce vita, che da sempre ha ospitato set di film internazionali, ricordiamo negli anni 50 il nostro Fellini, ma anche recentemente è stato set cinematografico della Grande Bellezza. E visto che questo sarà un programma di sorprese, abbiamo oggi con noi una grande attrice di teatro, di cinema, di televisione, che ha partecipato alla Grande Bellezza e non solo. Parliamo di Pamela Villoresi. Buonasera. Grazie Pamela di essere qui con noi. Grazie a voi. Vogliamo iniziare a parlare di questa esperienza con il premio Oscar Paolo Sorrentino. Che ruolo interpretavi? Vogliamo ricordarlo? Viola. Ho una mamma, una persona anche dolce, anche colta, ma assolutamente forse inadeguata a dare risposte alla propria vita, anche ai problemi del figlio. E sì, è un po', diciamo, metafora dei giorni nostri, un po' della società. Sembriamo veramente inadeguati a dare risposte giuste anche al nostro paese. È vero, è vero. Tu sei un'attrice di successo, però sei anche mamma, sei anche nonna, hai tre figlie, una nipotina. Due nipotine. Due adesso. Nipotine, due ecco, nipotine. Vedi, una nonna bellissima. Nonna Pam. Ma volevo chiederti, com'è coniugare essere donna e attrice di successo e essere invece anche impegnata con la famiglia? Molto spesso in Italia le donne ad un certo punto della loro vita si trovano un bivio, no? La carriera oppure la famiglia? Beh, oggi tu hai dovuto scegliere. Mai. Oggi meno, però quando ero più ragazza le grandi attrici o non avevano figli o abbandonavano i figli oppure li gestivano in modo molto complicato oppure proprio decidevano di essere vestali del teatro. Tu hai dovuto scegliere. Io sono stata un po' una pioniera, infatti per anni le giovani attrici teatrali mi chiamavano e dicevano come hai fatto? E in realtà un'eroina. Aveva un marito, Cristiano Pogani, che era direttore della fotografia, sì, quindi certo. Era libero professionista come me e quindi siamo riusciti un po' a alternarci. Trovare un equilibrio. Uno dei due restava sempre con i bambini o raggiungeva l'altro con i figli. Per qualche anno ho un po' fatto un po' meno teatro e poi avevo la fortuna di fare le grandi tournée con Strehler, col Teatro d'Europa, per cui i miei figli infatti hanno fatto anche le scuole a Milano, ci siamo trasferiti, però ci si trasferiva a 6 mesi, cioè forse è l'amore che è la chiave di tutto, se c'è amore si riesce a coniugare le cose. Non sempre, non si può dare lezioni ad altri, soprattutto se hanno situazioni complicate, però io credo che se c'è la volontà, la situazione migliore la si possa trovare. Sono molto felice, io avrei smesso di lavorare quando avevo i bambini però piccoli. Non si può rinunciare alle passioni, non si può rinunciare all'amore, perché l'amore è il motore di tutto, l'amore cambia la vita, l'amore migliora la vita. Sì. E guardate qui, mi è venuto in mente un libro, se la regia mi vuole inquadrare questa bellissima copertina. Il libro è di un bravissimo regista italiano, tra i suoi lavori Mal d'amore, la miniserie Caravaggio con Alessio Boni. E adesso all'attivo questo libro, sto parlando di Angelo Longoni che è qui con noi. Ciao Angelo, grazie per essere venuto. Grazie a voi. Grazie. Vogliamo parlare un po' di questo libro? Dunque, questo libro racconta, un po' a discapito del titolo, che dice l'amore migliora la vita, racconta delle grosse difficoltà e incomprensioni in ambito sentimentale. È la storia di due famiglie che si incontrano per parlare di un problema che hanno in comune, perché i loro due figli sono stati trovati proprio nell'anno della maturità, cioè l'ultimo anno di scuola, a fare sesso a scuola e sono stati sospesi e rischiano di perdere l'ingresso alla maturità. Quindi si parla di omosessualità? E sono due figli maschi. Catti. Sono due figli maschi, il problema è che nessuna delle due coppie
sapeva che il proprio figlio era omosessuale. Quindi, oltre ai motivi pratici di risolvere il problema scolastico e portare a casa questa benedetta maturità, c'è un problema molto più grande che aleggia su queste due famiglie. Problema? Perché, si può chiamare problema questo? Ebbè, un problema per loro lo è. Lo è perché non lo sapevano, perché si sentono in colpa in qualche modo di non aver capito nulla dei loro figli, di non aver capito che quell'amico non era solo un amico. E il fatto è che queste due famiglie così diverse, questi due genitori da una parte, due genitori dall'altra, così diversi anche culturalmente, perché una famiglia è una famiglia di radical chic, lui suona il violino, lei è una giornalista, l'altra è una famiglia benestante, molto abbiente, ma con un problema culturale forte. Sono certo, dei retaggi sono tradizionalisti, abbastanza duri di comprendonio. E queste due famiglie in realtà nel momento in cui si scontrano non danno il meglio di sé, né se sei culturalmente avanzato, né se sei culturalmente arretrato. Da quella sera, in cui più o meno quelle 48 ore in cui si svolge la storia, nessuno di loro sarà più uguale e dovranno tutti cercare di capire se stessi, prima di tutto, e i propri figli. Speriamo che insomma libri come questi possano anche aiutare ad affrontare questa situazione, no? Tu, Pamela, che sei una nonna arcobaleno, lo possiamo sì. dire? Ah, certo. Come hai vissuto questa bella esperienza? Beh, sono una nonna come tutte le nonne e quindi, anzi, ho un rapporto forse privilegiato con le mie nipoti, con tutte e due le mie nipoti, e ci divertiamo tantissimo. Devo dire che una coppia di mamme ha un po' meno problemi di una coppia di papà. Quando c'è stata la battaglia per le unioni civili, che purtroppo fu scorporata, ai noi, la famosa stepchild adoption, che non si sa perché si dovesse dire in inglese, l'adozione del figlio di fatto, cioè una coppia cresce un bambino e quindi l'altra mamma o l'altro papà, che non sono geneticamente, diciamo, genitori, potevano diventare automaticamente genitori e fare l'adozione del figlio di fatto. Questo è stato scorporato dalla legge. Per cui sì, abbiamo problemi legali. Io, siccome ho partorito la compagna di mia figlia, sono una nonna che non esiste, mia figlia è una mamma che non esiste, gli altri due figli sono zii che non esistono. Certo. Quindi, e questo è un problema, perché se, non so, qualunque cosa dovesse succedere a mia nuora e l'altra famiglia decide di non farci più vedere il bambino, non solo noi non vediamo più la bambina, nostra nipote, ma per la bambina, alla bambina scompare mezza famiglia. Quindi, diciamo, c'è che un olocausto. Un problema legato alle istituzioni, alla sì, non legittimazione. Sì, perché di fatto le mamme, ripeto, sono molto meno vessate. Certo, qualcuna fa un po', nella società fa un po' di occhi strani, però devo dire che in generale la conoscenza riduce la prevenzione, no? E il pregiudizio, esatto. Per cui all'atto pratico nella vita grandi problemi onestamente non ci sono. Che... Per i papà ci sono di più, in quel periodo lì mi ricordo gli insulti che sono volati alle coppie dei papà. Purtroppo sì, la storia insegna che per tutte le uguaglianze, pensiamo al periodo del razzismo in America, no? Dei diritti dei neri, cioè passa sempre attraverso persone che vogliono prolungare la sofferenza di chi è ritenuto non abile per ragioni di sesso, di razza, a fare qualcosa che fanno tutti gli altri, no? Avere gli stessi diritti. Poi è un'altra storia, da l'utero in affitto, cose del genere. Questa che sta dicendo Pamela è una cosa sacrosanta, perché quella è la vita che ti porta a creare una nuova famiglia, che sia di due uomini o di due donne, certo. Poco importa, quel figlio lì già esiste e quindi è bene, è un che bene dare genitori. Una stabilità a queste coppie.
Altra storia è quella dell'utero in affitto, nella quale non mi dilungo. Sì, non ci dilunghiamo, però anche lì ci hanno marciato molto sul fatto, è come dire, gli organi, no? Allora, fare una donazione di un organo è una cosa meravigliosa, io lo faccio, cioè io nel testamento dono tutti i miei organi, e un conto è sfruttare il corpo delle persone povere commerciare su organi, okay, che è ben altra cosa. Là dove le cose, come in America o in Canada, sono fatte nel modo più legale possibile, con persone che non lo fanno per denaro, che anzi spesso lo fanno anche per generosità, trovo che sia una cosa meravigliosa. Ma in Italia noi arriviamo sempre un po' tardi. Ci arriva tanto la storia. Ancora sì. Però la storia, tanto il mondo non cammina con la testa all'indietro, cammina con la testa in avanti. Certo, chi frena ha sulla coscienza la sofferenza di tante persone. Ci vuole a volte un po' di lotta per raggiungere. Ma noi siamo qui. Sì, noi lottiamo. Però adesso. Tra l'altro, noi siamo un paese che si è arrivato ultimo nel creare una legge sulle unioni civili, ultimi in Europa. Con tutti i problemi, con tutti i contrasti che stanno a significare che non ci siamo arrivati. Forse bene. Per la Chiesa, non insomma, la presenza della Chiesa può influire. Sì, Chiesa, non Chiesa, al di là di questo. Ma siamo in attesa da quasi 4 anni di una legge sull'omofobia. Cioè c'è depositata in Parlamento una legge sull'omofobia e non è mai passata. Stata presa in considerazione, non si è mai arrivati al momento della votazione, perché tutti scantonavano. E questo è un tema, è un altro tema importante, cioè perché noi come paese siamo arrivati ultimi su una legge che tutti gli altri europei hanno, e non abbiamo fatto questa legge che sta lì ancora depositata. E per non parlare del fine vita, dell'eutanasia. Ce la faremo. Sapete cosa sogno io? Anche lì, no, dice, i genitori hanno scoperto che il figlio era omosessuale, cioè non è che dice ho scoperto che ho la spina bifida, sì. In realtà sogno che uno si innamori di qualcuno, che sia uomo, che sia donna, giovane, cioè, adesso grande. Con chi stai? Con Giovanna, benissimo, e dopo con chi stai? No, ho lasciato con Giovanna, sto con Umberto, cioè, ma chiunque me lo dica, un uomo o una donna, essere liberi, questo lì, è che non esista più il coming out, cioè che tu ami una persona perché l'ami, perché ti piace, che ti fa perché star bene. Ci stai bene, perché appunto la tua vita migliora, perché non ha dei prezzi ignobili da pagare, perché tanta gente può stare insieme pagando dei prezzi ignobili, le famose famiglie, quelle, cioè, per non parlare di quelle combinate, e invece no, che uno, voglio dire, uomini o donne abbiano dei rapporti con persone di cui si innamora, che non ci sia più bisogno di specificare se uomo o donna, coming out, ricoming in, ma dai, ma veramente è ridicolo, ormai secondo me è ridicolo. Anche perché l'amore, anche al di là dell'amore, ma fare sesso è un gioco meraviglioso, fra adulti consenzienti, fa solo bene al mondo. Fa bene alla salute, e fa bene al mondo, perché si muovono le energie positive. L'amore, certo, migliora la vita. Esatto, ritornando al titolo. Sì. Adesso vogliamo però arrivare a un momento clou della trasmissione. Sì. Vi ho invitato a bere un tè oggi. Che il tè, lo sapete, il tè è un rito antichissimo, è un'arte millenaria, certo. In Cina, in Giappone, in Russia, addirittura una cerimonia sacra. E io volevo chiedere a voi, iniziamo da Angelo, se tu potessi scegliere una persona del passato, del presente, che conosci, che non conosci, con chi prenderesti questo, il tè più speciale della tua vita, che vuol dire condivisione, che vuol dire convivialità, che vuol dire star bene? Beh, allora, io avrei due persone di cui mi sono occupato molto, con cui prenderei un tè. Peccato che loro preferivano bere alcolici. Allora, uno è Caravaggio e mi piacerebbe prendere un tè con Caravaggio, non mi dispiacerebbe. Tu hai fatto il film, voi, sì, no? Caravaggio, sì. La miniserie, esatto. Giusto? Qual è il film, la versione cinema e la versione televisiva. Come mai Caravaggio? Che cosa ti ha attratto? Beh, Caravaggio è il più grande pittore italiano riconosciuto, cioè il più grande della storia della pittura italiana. Mi posso permettere di dire, perché ha cambiato tutte le regole. La luce. La luce, il contorno,
tutto, cioè ha focalizzato tutto sull'azione e ha tolto tutto il manierismo che era stato... Quindi è stato un po' un precursore. Sì, è il precursore. Ti sei un po' ispirato a lui anche come... Beh, questo purtroppo non sono io che lo devo dire. Lo diciamo noi. Io, allora. Io mi sono solo dedicato alle sue, al suo modo di vivere, oltre che di fare arte. E l'altro personaggio, ahimè, è Amedeo Modigliani, di cui mi sto occupando adesso. Oh. Ma anche lui abbastanza refrattario alle bevande non alcoliche, quindi però insomma facciamo è un il altro, tè corretto. È un altro. Probabilmente mentre io prenderei un tè, loro si prenderebbero dell'altro. Senti, invece quindi questo nuovo, stai preparando un film su Modigliani? No, sto preparando un romanzo, perché ho fatto uno spettacolo su Modigliani. E adesso il prossimo romanzo che esce in occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani, che sarà nel 2020, è un grosso romanzo sulla sua vita. Quindi un nuovo libro. Sì. Bene. Che poi magari diventerà film, glielo auguriamo. E che poi speriamo diventerà film o serie, non lo so. Passiamo invece a Pamela, la nostra domanda, la domanda clou della trasmissione. Con chi prenderesti il tuo tè speciale? Allora, lui ha parlato di pittori, non posso che parlare di musicisti in questo momento, perché sto facendo dei bellissimi spettacoli con la musica. Uno è con Danilo Rea, si chiama Terra, è dedicato alla terra, alla vita. Allora prenderei, ed è un concerto appunto per pianoforte e voce recitante, e prenderei un tè con la Dea Terra. Con la Madre Terra. Con la Madre Terra, Dea Terra, sì. E l'altro invece lo prenderei con George Sand e Chopin nella loro casa di Nantes, perché invece con Paolo Restani, che è un grande pianista classico, forse uno dei più grandi interpreti di Chopin, stiamo creando uno spettacolo che sarà proprio un concerto che andrà in tutto il mondo, dove Chopin invece è descritto da George Sand, che sappiamo essere stata una scrittrice di successo, una donna che altro che ha anticipato i tempi. All'inizio del Novecento questa signora non solo vestiva i pantaloni, ma perché andava a cavallo, era una di campagna, fumava sigari, eccetera, ha mollato il marito, aveva gli amanti, era concubina di Chopin e si occupava di lui che era malato, lo manteneva scrivendo libri e gestiva questa casa di campagna che aveva anche una piccola attività agricola, eccetera, eccetera, ma soprattutto fece di casa sua uno dei più grandi salotti d'Europa dell'Ottocento, dove c'era della Croix, a proposito di pittori, insomma, ci sono stati tutti in questa casa. E come tutte le donne forti sanno farsi massacrare per amore, lei si è fatta abbastanza massacrare da Chopin, anche se non se n'è mai pentita, perché Chopin era Chopin e lei vedeva la nota blu, si chiamerà la nota blu lo spettacolo quando lo sentiva suonare. Quindi interpreterà il ruolo di questa scrittrice? Sì, e però poi lei riuscirà a levarci le gambe, insomma, e a ricostruire la sua vita. Lei è morta anziana, lui invece sopravvisse solo un anno dopo la loro storia e scrisse quasi più niente, ma ha scritto le cose più belle nelle famose sette estate di Noa. Quindi vorrei, sì, in omaggio a questi miei lavori con la musica, prendere un tè con la Madre Terra e l'altro con Chopin e George Sand. Bene, interessante. Loro l'avrebbero preso il tè. E poi io prenderei un tè con Pamela Villoresi. Noi abbiamo preso molti tè, abbiamo lavorato insieme, è un drammaturgo straordinario. L'eutanasia, come avete affrontato? Abbiamo fatto un lavorone ridotto all'osso, perché la cosa che ci è piaciuto fare è stata quella di creare come una partitura musicale di un testo, cioè di un testo scritto. Quindi abbiamo tolto tutte azioni, era proprio una partitura, come se gli attori fossero dei musicisti che entravano in scena con il leggio, con una musica che li accompagnava, e hanno raccontato la storia di una famiglia. Di due genitori che hanno una figlia in coma da 15 anni, sì. Perché durante il periodo dell'Englaro, insomma, sappiamo, però tutti facilitavano un po' troppo le cose, sia quelli che per preconcetto religioso cosa, no, l'eutanasia, e sia che gli altri sì, cioè in realtà non è mai facile, e attraverso questi due genitori che hanno due posizioni opposte,
La madre che la vuole viva a tutti i costi, il padre che invece dice lasciala andare. Abbiamo creato il conflitto di una società, l'abbiamo creata all'interno di una famiglia. E che poi è sempre così. Si ed era così scritto bene che si usciva dicendo non ci sono risposte. Non ci sono verità, perché ognuno affronta il dramma in maniera molto personale. Non ci sono verità. Ma questo era un film? No, uno spettacolo. Ah, uno spettacolo a teatro abbiamo fatto. Che si chiama? Vita. Di cui poi ho scritto il romanzo. Vita. Quindi sì. E vi siete conosciuti in questa occasione? No. Sì, beh, no! Vabbè. Siamo due vecchi teatranti, allora, lo possiamo dire. Il Comune Milano e il Piccolo Teatro. Streller. Sì. Allora, io mi sono diplomato alla Scuola del Piccolo. Lei è stata una vita. Lei ci lavorava. Una vita con Giorgio. E quindi io l'ho sempre visto. Cioè, forse lei vedeva meno me, ma io vedevo sempre lei. No, e poi ci siamo visti a Roma. Meravigliosa, poi, italo-inglese. Io sono, la mia mamma è tedesca, la nonna austriaca e la mia bisnonna ungherese, sì, Mitteleuropa. Sono una meticcia in incognito. Ma ti senti più italiana? No, ma sì, ovviamente mi sento più italiana, toscana, ma nemmeno, perché poi sono romana d'adozione da quando avevo 15 anni e sto, io a Roma ci sto come un topino nel formaggio, anche se è ridotta con peggio non si può, però amo vivere a Roma. Tu anche non ami vivere a Roma? Lui è milanese. Allora, io ho amato molto trasferirmi da Milano a Roma e adesso faccio, ma da un po' di anni, non sto dando la colpa a chi c'è ora, non, certo. Assolutamente, sono parecchi anni che io ho visto Roma scendere sempre di più, sì, e non l'ho mai vista risalire. E mentre ero arrivato a un punto molto basso di Milano, e Milano invece, da quando me ne sono andato, l'ho vista risalire. Sì, due città che hanno preso proprio chine opposte. Tangenti diverse. Completamente diverse. Milano è tanto migliorata rispetto a quando l'ho lasciata io. Roma è tanto peggiorata da quando ci sono io. Non vorrei essere io la causa. No, teatro o cinema? Che cosa adesso vorresti più dedicarti? Io? Sì. Allora, io il teatro non lo lascio mai. Cioè, il teatro è una presenza costante, perché è lì che sono nato. Per cui, per me, parlare di cosa preferisco non è... cioè, il teatro è... lo possono fare... non lo possono fare tutti. Il teatro lo devi amare, lo devi apprezzare, devi saperne, e per fare il teatro hai bisogno di come dire, una corrispondenza d'affetto col teatro. E il teatro io non lo lascio mai. Il cinema ha bisogno di tante persone che parlano. Cioè, io se io faccio teatro e mi vedo con Pamela, lo facciamo. È sicuro che lo facciamo e ci parliamo io e lei. Se dovessimo fare un film, dovremmo parlare con un sacco di altre persone che devono dire la loro, perché il film costa, e più un'opera costa e più sono le persone che parlano e che vogliono dire qualcosa e che vogliono dire la loro e che ti condizionano. Allora, diciamo che il cinema è una gran cosa. Ma è sempre stato così, oppure pensi che adesso ci sia più questo? Beh, è sempre stato così, adesso è peggiorato. È peggiorato. Cioè, più un'opera d'arte, chiamiamo opera d'arte, ma anche di intrattenimento, no? Non voglio spingermi a pensare che solo il cinema d'impegno, d'autore. No, qualunque opera costi, più costa, più c'è da mediare con gli interventi, certo, altrui. Il teatro ha questo di bello, che medi pochissimo. C'è più libertà. C'è molta più libertà. La pagina scritta ancora di ancora più. Ancora di più, perché un libro costa veramente poco dal punto di vista produttivo. E quindi se tu c'è un accordo con un produttore, e c'è accordo tra un produttore e tra un editore, e c'è un accordo fra di voi, diciamo, le mediazioni diminuiscono. Quindi, allora, il cinema è bello perché si imprime e rimane. Rimane per sempre. E rimane per sempre. Il teatro ha questa volatilità, no? Cioè,
chi ha avuto la fortuna di vedere Pamela al Piccolo Teatro? Non tutti. Io ce l'ho avuta, ce l'ho qua. E forse se vai negli archivi del Piccolo Teatro di Milano la trovi. Però ci devi andare, qualcosa la trovi su internet. Però il teatro, anche del grande Strehler, è un po' volatile, no? Cioè, è difficile reperirlo. Chi non ha mai visto La Tempesta, che è uno spettacolo straordinario. Esempio, noi giovani, voi giovani non l'avete vista. Io ho visto Pamela nell'Odio di Vetro, nel Mondo non mi deve nulla. Però non l'hai mai vista nelle Baruffe? No. Parla veneto in una maniera... No, quello non è Ciosotto. Che ancora Ciosotto. E beh, veneto comunque. Ciosotto. Insomma, c'è proprio la storicità del teatro che non è... Non è per tutti. Esatto. Invece il cinema arriva in tutte le case, però, in insomma, televisione. Però, insomma... E io invece, ultimamente, proprio dopo La Grande Bellezza ha riaperto un po' le porte del cinema e della televisione, lo faccio con molto piacere perché per anni io mi sentivo, cioè quando io faccio le prove so cosa risulta in teatro dalla platea. Invece quando stavo davanti alla macchina da presa facendolo meno mi sentivo insicura. E allora questo non mi abbandonavo mai all'intuito, alla recitazione, insomma... E secondo me si avvertiva. E invece Paolo Sorrentino mi ha ridato la fiducia in me stessa. Adesso mi diverto da morire. Ho fatto anche la cosa con Francesca Archibugi, romanzo familiare. 1993? Sì, 1993. Adesso ho fatto un'altra serie che uscirà su Canale 5 a primavera che si chiama Lontano da te. E mi sto divertendo come una pazza. Che ruoli vi stanno facendo fare? Di mamme fuori di zucca, cioè un po' improbabile, diciamo. E mi diverto tantissimo. E il teatro non lo voglio neanche io abbandonare perché è stata la mia vita. Però ecco, quello che non ho più tanta voglia di fare sono le tournée lunghe, chiudere casa e tornarci dopo 200 giorni. C'ho i nipoti, c'ho il canottaggio, devo fare nuoto in acque libere, c'ho la mia vita, me lo merito. Ho quasi 62 anni, il primo gennaio ne faccio 62. Mi merito anche di godermi un po' più la vita, ho fatto doveri, ne ho avuti tanti. E allora faccio teatro, ma diciamo... spendendoci un pochino meno di tutta la mia vita privata. Che stai preparando adesso anche dei recital di poesie. Tante cose, allora c'è un recital che andrà in tutti i tipi di serate che si chiama Aperitivo con Pamela, dove io parlo della mia vita ma attraverso le più grandi poesie, i più bei pezzi di teatro dei più grandi poeti, scrittori del mondo. Poi ho la serata Terra con Danilo Rea, ho quella con, ci sarà questa sulla nota blu su Chopin con Paolo Restani, una su Eleonora Duse con un altro pianista, Marco Scolastra, adesso farò una cosa sugli Alpini il 5-6 novembre a Milano al Teatro Dal Verme, e una su Shakespeare sempre con un gruppo musicale, i più bei monologhi di Shakespeare qui a Roma sempre in novembre, e poi tutto il mese di dicembre, dal 29 novembre al 23 dicembre, sarò al Teatro Manzoni di Roma con Confidenze pericolose, con Blas Rocarei, il figlio Paolo Rocarei, con Patrizia Pellegrino, scritto da Daniela Morelli, da Dana Morelli, che è una commedia deliziosa. E poi in gennaio, fine gennaio, per i primi 10 giorni di febbraio, mi sposto a Roma, a Napoli, al Mercadante, con uno spettacolo su Frida Kahlo. Ah. Interessante. Che sarà un bell'impegno sulla sua amicizia anche con questa famosa musicista che era Chavela Vargas, omosessuale, ci fu una storia fra loro due proprio per circa un anno, 8 mesi, un anno prima che lei morisse. Impegnatissima. Impegnatissima. E il canottaggio quando lo fai? Ah, tutti i giorni, stamattina io sveglia alle 6:50, alle 8 ero a Fiume a Tevere. E abbiamo fatto l'allenamento, per ora non ci sono gare, ma sabato eravamo sul lago, abbiamo fatto tutto il lago di Iseo, 25 chilometri, da Lovere a Iseo, 8 barche, ed è stato bellissimo con tutto l'autunno, le foglie che cadevano nel lago. Altro di tutti che i colori. Quale nonna? Lei è una sportiva pazzesca. Sì,
e tante cose, c'è tanto, insomma. Come anche ma io, guarda, dico sempre, se sapevo che nei 60 anni ci si stava così bene, ci venivo prima, perché è una pacchia, non si deve più dimostrare niente a nessuno, si può solo godere la vita e tutto quello che si è impostato, che si è creato, è un momento d'oro. È rincuorante questo, no? Nella società invece d'oro. In cui no, la giovinezza viene esaltata, no? Tutti fanno i lifting, le creme, sentirsi sempre giovani, no? Sì, invece sì, ogni età è bella. Anche amorose, vedi, anche non è solo per gli omosessuali, uno ci va più leggero, perché tanto uno non deve più fare famiglia, non deve più fare figli. È bello prendere dalle persone quello che ti danno, quando invece il prezzo è troppo alto, ciao. Fantastico! Dico, ma io dovevo arrivare a 60 anni per capire tutto questo, straordinario. La vita. Condivido. È vero. Condivido totalmente. Forza ragazze, ma perché le donne devono cambiare un po' la testa, devono non solo pensare, donne. Non solo le donne, ma tante donne però che si accaniscono sempre a cercare queste relazioni fisse, come se a un uomo gli metti sempre addosso il carico di risolvere, come dire, la gioia della tua vita. Non è vero, la gioia della nostra vita siamo noi. È dentro di noi. Ma certo che comunque il compito degli artisti, dell'arte, dei libri, degli scrittori, dei registi, dei film, è proprio quello anche di aiutare, no, le persone. Di dare dei punti di vista. Di fare i grilli parlanti. Io faccio la grilla rossa stasera. Bene, è stato un piacere parlare con voi. E noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Di un tè con te, vi salutiamo, noi adesso rimarremo qui a bere il nostro tè e con voi invece vi do appuntamento alla prossima puntata di un tè con te. Resta un passo da te nello spazio che c'è prima della realtà.